Salve a tutti ragazzi, sono Alberto e benvenuti in questo nuovo video di mod. Oggi andremo a installare Before Kerbin, un planet pack che non va ad aggiungere nuovi pianeti, ma va a modificare quelli già esistenti, seguendo il tema di, come dice il nome, come potrebbe essere stato il sistema di Kerbal prima di quello attuale, 2 miliardi di anni prima di quello attuale. Quindi va a modificare tutti i pianeti e tutte le lune, modificando sia l'aspetto che anche le orbite. Qui adesso siamo su quello che poi diventerà Kerbin. Al momento potete vedere che qui c'è la pista che alla fine fluttua. Se sposto la visuale qui, perché non arriva fino in fondo il terreno, spero venga fissato in futuro, però sì. La mod include le mod di cui avete bisogno, come dal punto di vista della compatibilità, ed è anche molto pesante, richiede minimo 5 giga di RAM liberi. Al momento ne sto consumando quasi 6 di RAM, quindi sì, è abbastanza pesante. Include tipo Eve, Scatterer, eccetera. Allora, abbiamo pure una nuova Skybox, e questo è il sistema. Allora, partiamo dal sole, Helios, che beh è il sole e ha questo lens flare. Tutti i pianeti hanno nuove texture in 4K. Comunque partiamo da Sekhmet, eccolo qui, che è il pianeta più vicino, 250 km, 0275 g, niente atmosfera. Sì, ha praticamente, come vedete, dei laghi di lava un po' sparsi ovunque. Non so se è stato... se è bloccato. Sì, è bloccato. Ok, quindi ruota... rimane sempre lo stesso lato dal sole. No, no, o forse sì. Sì, mi sa di sì. Quindi sì, abbiamo appunto questi laghi. Abbiamo la zona che è verso il sole, principalmente solida, mentre il resto pieno di laghi di lava. Dovrebbe essere un po' il contrario, però piccoli dettagli. Andiamo ora al prossimo. Abbiamo Eden, che è quello dove ci troviamo noi, ed è anche interessante, come non so se avete notato, ma questo qui sarebbe Kerbin Atlas, e cioè noi siamo qui su Eden. Eden sarebbe Eve, quindi in pratica partiamo più interni dal sistema solare, su quello che era appunto, o quello che diventerà in futuro Eve. Comunque, torniamo a Eden. Eden, appunto, versione antica di Eve, con beh, terreno, laghi, eccetera. Abbiamo pure nuvole e aurore di vario tipo, sia di colore verde che colore viola, un po' sparse ovunque, quindi non solo sui poli. 600 km, 1 g, quindi come Kerbin. Atmosfera 70 km, un'atmosfera, quindi è praticamente uguale a Kerbin, solo con una conformazione del terreno diversa, ecco. E poi ha una sua luna chiamata Serpent, questa qui, colore grigio e viola. 150 km, 0,15 g, e niente atmosfera, quindi praticamente questo qui non è Gilly, perché Gilly c'è, ma è da un'altra parte, ma quello lo andremo a vedere dopo. Prossimo è Atlas. Atlas, appunto, è Kerbin, come vedete. Questo è Kerbin. E praticamente 600 km, 1,000034 g, e atmosfera che è un po' bassa rispetto a quella del futuro. 50 km, 0,6 atmosfere. E temperatura superficiale di 282 Kelvin, quindi un po' freddino, non tantissimo. Però come vedete è tutto ghiacciato. Ora non so esattamente se il mare è anche lui tutto ghiacciato, non penso che il gioco supporti mari ghiacciati di queste estensioni, però dopo andremo a vedere. E ci sono tanti piccoli asteroidi e anche degli anelli, quindi questo... Sì, in pratica ci sono tanti asteroidi,
E come vedete anche gli asteroidi sono di più nella zona in cui non ci sono gli anelli, quindi interessante. Poi abbiamo Grain, 80 km, 006 g, niente atmosfera. Questa è una piccola luna piena di piccoli crateri. E poi abbiamo Amethyst, questa vabbè è praticamente Nimbus. 60 km, 009 g, niente atmosfera. Quindi questo sarebbe il Kerbin antico. Poi abbiamo su Set, eccolo qui, comunque, ecco, questo è praticamente Duna. Solo che anche lui è terraformato. Quindi 320 km, 03 g, 50 km di atmosfera con pressione di 006, quindi atmosfera molto debole, però ha calotte polari enormi, come vedete coprono una bella fetta dei due poli, appunto. E poi abbiamo dei vari mari, o laghi più che altro, che coprono i vari canyon e crateri. Facciamo un po' di time warp. Abbiamo pure le nuvole, anche se niente aurore. Poi andiamo su quello che diventerà Arcus, che ha, come vedete, un mega buco da un lato e che immagino sia bloccato, e infatti si sì, è bloccato con quello che diventerà Duna. E 130 km, 011 g, niente atmosfera, quindi ha questo mega cratere gigante di lava che deve ancora solidificarsi. Poi Osiris, questo è Dress, Dress è rimasto Dress, non è cambiato niente. Poi Pearl, questo è Jewel ed è molto più bello, devo dire, con gli anelli. È di un colore più azzurrino che verde, con la prima luna che si trova qui, quindi un attimo, ecco, prima luna, Terminus, 90 km, 013 g, niente atmosfera, piccolina, tra gli anelli. Seconda luna, Kamar, 500 km, 055 g, 50 km, 006 g, quindi anche questo è una specie di secondo Duna, con ancora laghi di lava. Poi Shard, 300 km, 02 g, niente atmosfera. Talius, 525 km, 07 g, niente atmosfera. E Rogue, eccolo qui, il nostro, tra virgolette, ghilli. 65 km, 006 g, niente atmosfera. Quindi adesso lui si trova qui. E poi, infine, abbiamo Frost. Eccolo qui. Frost, 210 km, 017 g, atmosfera. 20 km, 006 atmosfere. Con praticamente un lato fatto principalmente di terreno, come vedete, e un lato invece fatto principalmente da un emisfero comunque di acqua. Quindi questo è il sistema solare. Adesso andiamo un attimo a visitare i vari pianeti uno per uno. Bene, siamo ora in orbita attorno a Eden e magari torno indietro, grazie. Eccolo qui. Diciamo che non è niente di speciale, nel senso è il classico pianeta, classica terra. Praticamente abbiamo mare, terra e basta. E quindi diciamo niente di interessante. Quelli che volevo andare a vedere erano... Allora, qui no. Questo qui direi di sì. Ok, adesso siamo molto vicini. Qui riusciamo a vedere i mari di lava con delle texture che si ripetono un attimo. Quindi forse non è la cosa più bella del mondo, però... immagino ci sia anche la Scatterer che in pratica crea questi mari. Comunque sì, abbiamo terreno normale e poi questi
mari. Altre corpi da visitare, Eden, no, Atlas, giusto Atlas, perché beh, Atlas, eccolo qui, è Kerbin. Ok, quindi come vedete è tutto ghiacciato, proviamo magari ad atterrare, sì. Ok, sì, abbiamo scoperto che non è ghiacciato il mare. Ok, però devo dire che il nuovo sistema di Kerbin è abbastanza suggestivo con questa qui che sarà Minmus in futuro e poi gli anelli che come vedete passano proprio a fianco in quanto l'orbita è leggermente inclinata, cioè nel senso ci passa attraverso in questa fessura. Come vedete in ogni punto in cui c'è o una luna o un asteroide c'è comunque la sua fessura. Comunque si può anche vedere l'altra luna. Dov'è se la trova? Eccola lì, tra gli anelli che si muove. Magari se zoom un attimo si vede, eccola lì. Quindi molto bello. Poi vediamo Seth. Questo è Duna, mi pare. Sì. Ok. Non è male questo pianeta, questo Duna terraformato. Anche bella l'atmosfera che è, diciamo, di questo colore azzurro violaceo. Questa è la più bassa permessa, bene. Siamo quasi arrivati. E eccolo qui. Sì, è anche lui un mare di lava. Molto grande. Ultimo che volevo vedere era, vediamo, Pearl. Wow. Quelli qui, bellissimi. E ok, sono entrato nella quarta dimensione. Vabbè. Comunque, questa mod è davvero carina. Anche dal punto di vista sia dal punto di vista estetico, è molto ben fatta, anche con le texture. Magari un po' meno le texture della lava, quelle sarebbero un po' da sistemare. Però lì penso sia un problema della scatterer. È anche un concept interessante, è la prima volta che lo vedo. E sicuramente è fatta apposta comunque per essere visitato usando le parti stock, non ci sono pianeti o stelle lontane, strane. Quindi non vi servono troppe mod per visitare questo mod. E un'altra cosa è che, vabbè, oltre alla mappa della Delta V modificata che è disponibile sulla pagina della mod, il modder sta anche sviluppando una seconda mod, un seguito chiamato After Kerbin, che immagino, seguendo un po' la logica di questa mod, sarà ambientata 2 miliardi di anni dopo il sistema stock. Quindi sarà da vedere anche quella. Quindi, un saluto dal team Big Club Italia, da Alberto.